Questo merita un unboxing solo per lui. Questo pacco è arrivato mentre ero in live l'altro giorno e già vi avevo anticipato che sarebbe arrivato. E wow, veramente ho aspettato questo pacchetto con tutto il mio cuore. Doveva addirittura arrivare ad ottobre questa roba. E invece, eccola qua. Questo video è stato registrato in successione al video dei mercatini dell'usato. Vi consiglio di guardarli, i video dei mercatini dell'usato, sono molto belli. Ma questo pacchetto non è stato comprato in un mercatino dell'usato. Non arriva neanche dall'Italia, neanche dall'Unione Europea. Viene direttamente dal Giappone. E c'è dentro una cosa che veramente mi farà impazzire, ragazzi. Ah, hi people of YouTube! Welcome back to a new episode of Unboxing. Ma a parte gli scherzi, benvenuti in questo unboxing specialissimo dal Giappone. Questa scatola l'ho ordinata all'incirca a metà agosto. Doveva arrivare all'incirca verso ottobre. Non siamo neanche a fine agosto ed è già arrivata. Grazie Giappone. Mi sei solo costato 25 euro di tasse doganali. Però ne è valsa la pena. Ne è valsa tutta la pena, perché questo l'ho pagato molto poco. Quindi quei 25 euro di tasse doganali mi rimarranno per sempre qua. Però ne vale la pena. Io direi di non perderci oltre e aprire subito questo pacchetto. Oh, è bellissimo! È meraviglioso! Ed è in ottime condizioni! È immacolato! Dio mio, è bellissimo, è tenuto benissimo, funziona e ovviamente essendo una console giapponese, questa qui non ha la selezione delle lingue. E soprattutto questa era un'edizione speciale giapponese per Kingdom Hearts 358/2 Days. Bene, ora in collezione ho tutti e due i titoli per Nintendo DS di Kingdom Hearts
in giapponese. Questa console è bellissima, santo cielo. Non so veramente che altro dire. È stupenda. So che vista così non sembra niente di più che un Nintendo DSi nero con sopra le cose di Kingdom Hearts, ma per me, che Kingdom Hearts è veramente un mondo, una roba del genere, averla trovata su eBay a pochissimo, veramente pochissimo, insieme al gioco, vuol dire tutto, santo cielo. È bella, è tenuta bene, ma soprattutto c'ha anche il suo caricatore. Vabbè, questa è una cosa in più. Se mai andassi in Giappone e mi portassi dietro il DS o il 3DS, avrei anche il caricatore per attaccarla direttamente. Ma, Dio mio, questo è bellissimo. Ora vorrei solo avere anche la PlayStation 4 di Kingdom Hearts. Mannaggia, voi sapete chi, perché non l'ho avuta. E il 3DS di Kingdom Hearts, e veramente avrei tutto ciò che volevo. Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito in questo unboxing specialissimo, perché per me questo vuol dire veramente tanto nella mia collezione. Vi ringrazio come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Voi avete qualche console edizione limitata del genere? Per esempio, io ho anche il Game Boy SP Tribal Edition, che è tenuto malissimo, però non è stata colpa mia. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Signori, davvero grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!